Ho mica detto che la tecnologia sarebbe sparita da questo canale? No, infatti hanno appena annunciato la WWDC del 2022, che anche quest'anno si terrà online, ma per alcuni, e sono veramente contento di questa cosa, studenti, ora studenti, poi capiremo da dove, di quali scuole, però intanto studenti, e ovviamente programmatori, la WWDC per pochissimi sarà visibile proprio lì in presenza, quindi il keynote. Il video però da Apple, figo, cioè ci sta, mi piace. Poi ovviamente i corsi si danno dal 6, quindi il 6 c'è l'evento di apertura fino al 10 di giugno. Lunedì 6 giugno e poi concluderanno venerdì 10. Qualcosa da dire alla WWDC? Ah, io personalmente ho aspettative molto basse quest'anno. Però adesso non ho la minima idea di quello che possiamo avere. Però, boh, può darsi che anche quest'anno testerò le beta, non lo so, può darsi che ho un bel dispositivo, anzi. Ho un iPhone SE col suo 13 Bionic apposta su cui testare le beta. Piccolo recap, poi in questi giorni arrivano tutti i video dedicati, tanto abbiamo 2 mesi. Quindi non vi farò vedere tutti i video, poi più ci avvicineremo meno. Ora mi voglio concentrare più su altro su questo canale, ve l'ho già detto, però ovviamente i video sulla WWDC non ve li farò mancare. Anche per chi mi segue, per i primi 100 iscritti più o meno che mi seguono da quando facevo veramente tutto tech. Beh, però sì, sono entusiasta, non so quali novità avremo, soprattutto per iPad. Ho paura. Per Mac, io sentivo ormai su iPhone hanno tutto, non sanno più cosa fare. macOS ne è la dimostrazione che non è vero. Aggiornano ogni anno si mette almeno una o due novità che spiccano, molto interessanti, quindi non è vero. Su iPhone si inventeranno qualcosa, ovviamente sono delle cose diverse. WatchOS non ci punto neanche più. tvOS vado in culo. E più o meno queste sono un po' tutte le mie idee random. Presenteranno probabilmente finalmente questo nuovo Mac Pro, perché alla WWDC 2020, prima Apple Event che ho seguito. Io so che questo video andrà male, quindi lascia like, iscriviti, pubblicità. Hanno detto ogni 2 anni si concluderà la transizione. Tra l'altro mi sa che anche no, quell'anno fu tipo il 20 di giugno, mi sembra, una roba del genere. Quindi siamo perfettamente in tempo. E sono molto curioso, probabilmente uscirà anche lui a novembre, poi ufficialmente, però almeno un annuncio, come è successo per il Mac Pro del 2019. La vedo molto probabile. Questo è il logo, se non ve l'ho già messo prima. Interessante, nulla di che. E no, sono contento di annunciare la WWDC. Non è l'evento a cui ci tengo di più, però anche il software ha la sua importanza. E per questo video è tutto, noi ci vediamo in questi giorni con altri video. Ciao!